adesso De Magis sarebbe voluto essere insieme a noi, però non è riuscito a venire. Sapete che sta lanciando un movimento, il suo movimento arancione, e quindi aveva l'agenda piena, è stato fino all'ultimo a dirmi vengo, poi non vengo, poi vengo. Mi aveva mandato per fortuna per precauzione un video, ed è il video che adesso, tramite il quale adesso ci parlerà Luigi De Magis. Caro Salvatore, care amiche e cari amici delle agende rosse, cittadini presenti fisicamente a Piazza Parmense. Dico fisicamente perché ci sono io, ci sono tantissimi altri italiani che stanno lì con voi. Ancora una volta Salvatore ci chiama a raccolta per difendere la libertà, la democrazia, la giustizia e la Costituzione del nostro Paese. Ancora una volta a difendere magistrati coraggiosi dalla schiena dritta che vengono ostacolati nell'accertamento della verità. Trovo insopportabile da un punto di vista morale, prima ancora che politico e giuridico, che tutte le istituzioni non vadano nella stessa direzione nell'accertamento profondo della verità. Non ci può essere democrazia, non ci può essere un'altra fase repubblicana, non ci può essere verità e senso dello Stato fin quando non sarà fatta piena luce sulla stagione delle stragi e delle bombe, se non sarà fatta piena luce sulla trattativa che grazie a Salvatore Borsellino e alle agende rosse oggi è patrimonio anche conoscitivo nel nostro paese. Ripeto, non ci potrà essere un futuro democratico se non sapremo fino in fondo quali sono le persone che all'interno delle istituzioni, all'interno dello Stato, mentre Paolo Borsellino indagava sui mandanti della strage di Capaci, trattavano invece altri all'interno dello Stato con Cosa Nostra. Ebbene, io credo che è assolutamente insopportabile che ancora una volta si debbano leggere quelle vere, crude, pesanti e giuste parole di Nino Di Matteo e Vittorio Teresi verso l'Associazione Nazionale Magistrati. Ancora una volta la parte migliore della magistratura viene isolata, non viene aiutata, non viene appoggiata, non viene sostenuta. Ancora una volta i vertici istituzionali non aiutano, non agevolano, in alcuni casi addirittura ostacolano l'accertamento della giustizia e della verità. Io mi batterò sempre per tutta la vita per la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, mi batterò per i giudici coraggiosi, mi batterò affinché verranno espulsi o messi nell'angolo dall'ordine giudiziario tutti quei magistrati che ostacolano l'accertamento della verità e quei pezzi deviati delle istituzioni che ostacolano l'accertamento della verità. Il nostro Paese ha bisogno che nelle stanze del potere, dei vertici istituzionali, entrino persone oneste, aprano porte e finestre per far uscire il puzzo del compromesso morale. Fin quando quel puzzo non uscirà dai tanti palazzi vicini a dove voi state manifestando, non ci potrà essere giustizia, libertà e democrazia nel nostro Paese. Salvatore, io come sai sarò sempre, sempre al tuo fianco fino a quando sarà fatta verità e anche noi. C'è un prete a Genova, è un vecchio prete, si chiama Don Gallo, ed è un prete combattente, un prete di quelli che avrebbe voluto Gesù Cristo che sostiene solo la Chiesa, non come purtroppo tanti altri cardinali, tanti altri preti che non fanno esattamente, non seguono esattamente gli insegnamenti di Cristo. Don Gallo è anziano, sarebbe voluto venire ma non ce l'ha fatta, allora ci ha mandato questa lettera. Carissimo,
mi dichiaro da sempre partigiano della Costituzione. L'ho ricevuta nelle mie mani dai padri costituenti all'età di 20 anni. Conseguentemente sono con te, caro Salvatore Borsellino, e sono con voi, giovani di Leggende Rosse. Resistete sulla testa a fianco dei magistrati del Pool di Palermo. Quest'anno ho ricevuto il premio Rocco Pinnici. Mi sono sentito molto onorato e stimolato a gridare forte per la verità occulta. La mia salute mi impedisce di essere presente in Piazza Farnese a Roma il 15 dicembre. Vorrei proclamare a tutti la mia indignazione umana e cristiana. Mi sento in trincea. Non si può tollerare una trattativa tra pezzi dello Stato e immolare la vita di Paolo e dei ragazzi che gli facevano da scorta. Basta ricorrere a depistaggi nei processi di tante stragi. Com'è possibile continuare a sopportare la guerra contro il pool di magistrati che dedicano la loro vita, la loro professionalità, la propria onestà intellettuale per ottenere in democrazia verità e giustizia? Nell'ultimo atto delle intercettazioni è palese, a mio avviso, voler impedire ed aumentare gli ostacoli alla ricerca difficile della verità. Caro Salvatore, preziose Leggende Rosse, Don Gallo non ha nessuna intenzione di passare tra i complici. Essere partigiano significa scegliere fermamente da che parte stare, partigiano e opporsi a tutte le invasioni di ogni tipo del potere legislativo. L'Italia, il mondo intero, sappiano che molti cittadini e cittadine sono pronti a reagire. C'è molta indifferenza, ma in molti non si è mai addormentata la voglia di giustizia, di verità, di resistenza. Il sistema è a pezzi, il male grida forte, ma la speranza nei valori della Carta Costituzionale grida ancora più forte. Infine, l'attestazione di sincero affetto e di vicinanza per Salvatore, Rita, Agnese, per la famiglia Borsellino scartata, dimenticata. I palazzi del potere blindano le loro porte, erigono muri, minacciano la democrazia, scherzano paurosamente sulle attribuzioni. Non riusciranno a nascondere la verità dopo 20 anni di tenebrose manovre. Sogno un Presidente della Repubblica custode della Costituzione, disponibile per amore di verità, nel rispetto di tutti gli italiani, a divulgare le famigerate intercettazioni. La trasparenza è un diritto di tutti noi. Adesso anche la Maggiani, la portavoce dell'associazione delle vittime di Lavini Giordofili, per l'altra strage che è stata una conseguenza diretta della trattativa, che è servita per alzare il prezzo della trattativa ed è costato la vita di vite innocenti, anche lei non è riuscita a venire e ci ha mandato un video per portarci la sua parola. Abbiamo deciso di aderire dopo la chiamata di Salvatore Borsellino perché ci sembrava giusto e doveroso farlo. La Procura di Palermo, i procuratori di Palermo si sono mossi per capire una buona volta se trattativa tra Stato e mafia c'è stata, a quale livello e come hanno trattato, e noi riteniamo che sia una cosa molto giusta che venga fatto. È tutto un po' in discussione, è tutto un po' in difficoltà per questi magistrati che stanno lavorando. Abbiamo visto in queste ore che hanno dovuto dimettersi dall'Associazione Nazionale Magistrati il procuratore Di Matteo e Terisi, e quindi vogliamo esserci anche noi, ci sembra più che doveroso, lo ripeto. Un momento assai particolare in cui siamo passati nei più importanti quotidiani italiani a parlare da trattativa Stato-mafia a presunta trattativa. Per quale motivo si è aggiunta questo termine presunta? Il termine presunta
tratta è un termine che ci angoscia da sempre, perché noi la trattativa è stato mafia, sappiamo tutti benissimo che già nei primi processi di Firenze che sono andati a sentenza passata in giudicato del 2002 si parla di trattativa. Se ne parla, la sentenza chiude con la famosa frase: se trattativa ci fosse stata ci sarebbe da inorridire. Andiamo poi al processo Tagliavia che chiude dicendo in un primo momento trattativa c'è stata, e quindi questa parola presunta che navigava sempre diciamo davanti a noi ci dava particolarmente fastidio. Poi a un certo punto un po' decade, perché forse le voci di quelli come noi, di quelli che comunque presunta non lo potevano di certo dire, era stata un attimo surclassata da quelle voci che la trattativa c'è stata, insomma l'ha detto una corte di primo grado a Firenze. Oggi siamo ritornati al presunta. Il presunta forte e rombolante nasce dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale della Consulta rispetto all'azione intrapresa dal Presidente della Repubblica, sia pure secondo lui una, secondo diciamo il Quirinale, un'azione dovuta alla giustificazione rispetto ai Presidenti della Repubblica che verranno dopo. Noi abbiamo sempre cercato di guardare con un occhio di riguardo al Presidente della Repubblica, però non ce lo possiamo dimenticare. Quando Presidente della Camera scrisse a tutti i familiari delle vittime della strage, alla mia famiglia per prima, in cui si esprimeva con dei toni e si esprimeva con delle parole che non ci aspettavamo certo che ci fosse un ricorso alla Consulta per non far ascoltare delle intercettazioni che tutto sommato possiamo anche pensare che non nascondano, no, così grandi cose, però a torto o a ragione avremmo forse dovuto tutto sentirli, perché se è vero che il Presidente della Repubblica ha delle grosse responsabilità verso i Presidenti della Repubblica future, è altrettanto vero che ha delle grosse responsabilità, un po' come tutti quelli che hanno ricoperto grandi azioni istituzionali come la sua, ha delle grandi responsabilità verso un po' quelle che sono le stragi di questo paese, anche le nostre stragi, quelle del 1993, è una verità che la nazione aspetta da tanto tempo, forse quelle due telefonate o tre quante sono, andavano fatte ascoltare per chiudere con giustizia tutto questo. Adesso portiamo a corso la testimonianza il mio amico Pippo Giordano. Pippo Giordano è una persona che è stata operativa, è stato un componente della DIA e ha partecipato agli interrogatori che Paolo faceva ai collaboratori di giustizia, quando Paolo, mentre sentiva che i collaboratori annotava quello che i collaboratori gli rivelavano sulla sua agenda rossa. Pippo Giordano ha visto morire sul campo di lotta tanti dei suoi amici. Pippo oggi non riesce neanche a tornare a Palermo perché, pensando a quanti delle persone che lavoravano insieme a lui oggi non ci sono più, oggi sono stati uccisi, forse dalla mafia, forse da qualche altro, e non riesce più neanche a tornare nella sede della Catturandi perché non trova più i suoi amici che combattevano insieme a lui, Nita Sarà e tanti altri che insieme a lui hanno lavorato. Pippo. Buonasera. Allora, vorrei dire, intanto io difendo a spada tratta la Procura di Palermo, non solo la Procura di Palermo, ma i magistrati in generale. Allora, vorrei dire, al mio corregionale Lillo Calogero Mannino, con una cortesia, con un senso di amicizia, se vogliamo, tra virgolette. Lui ha detto che il dottor Ingroia è un mascalzone. Ebbene, io sono anche un mascalzone. Sono un mascalzone perché difendo il dottor Ingroia. E lo difendo più quando ho la possibilità di difendere, come difendo i miei amici che sono stati assassinati, ovvero suo fratello
e il dottor Giovanni Falcone. Voglio ricordare qui anche i miei amici della squadra mobile di Palermo, Lilli Cassarà, Lillo Zucchetto, Natale Mondo, Roberto Antiochia e Beppe Fontana. Voglio ricordare i carabinieri uccisi da Cosa Nostra, il capitano Baldini, il capitano D'Aleo, gli appuntati Pommarici, i colleghi dei carabinieri uccisi sulla strada, sulla circonvallazione di Palermo. Ma io riflettevo prima, sentendo parlare gli altri, noi siamo qui stasera per un semplice motivo, siamo qui per quattro telefonate, non ci sarebbe bisogno di stare qui, quelle quattro telefonate, il contenuto di quelle quattro telefonate, il capo dello Stato che è qui vicino, quindi vi può sentire, oltre che glielo ho già scritto, è un nostro diritto sapere cosa si sono dette in quelle telefonate, è un diritto per scoprire la verità di Via D'Amelio, per scoprire la trattativa che c'è stata. Scusate, io ho la voce rauca perché sono due giorni che giro, sono stato a Parma dai ragazzi di una scuola media e ho avuto la soddisfazione e l'onore e soprattutto l'orgoglio di poter parlare di questi amici che non ci sono più, a questi ragazzi. Mi hanno capito e mi hanno applaudito, è questo che noi dobbiamo portare avanti. Dobbiamo andare a portare, dobbiamo far crescere i nostri giovani nella legalità, nel senso del rispetto e dare a loro il significato di quella parola etica e morale che parecchi politici purtroppo si sono dimenticati. Grazie e buonasera. Gli amici giornalisti, che se non ci fosse lo Stato d'oro, oggi non avreste più le mani della Chiesa Rossa, perché sono stati loro che per primi hanno scritto il libro L'Agenda Rossa di Paolo Borsellino, il primo libro che io ho avuto tra le mani, nella quale si parlava dell'Agenda Rossa, e che mi hanno spinto a cominciare a cercare a capire che cosa poteva essere quell'Agenda Rossa, perché avevano voluto prenderla, perché quell'Agenda Rossa era sparita. Senza di loro forse, ripeto, non avremmo quell'Agenda Rossa in mano. E avrebbero voluto essere prima, erano impegnati già da prima, ripeto, ho cercato di contattare tutti nel giro di 3-4 giorni, è evidente che avevano degli altri, tanti altri impegni. C'è stato anche Fabrizio Moro che sarebbe voluto essere prima, poi è impegnato in uno studio di registrazione e quindi ci manda i suoi saluti. Giuseppe Lodiante e Sandra Pizza ci hanno mandato questa lettera, questo che è quello che avrebbero detto, che avrebbero potuto essere stati qui come volevano. 25 anni fa, nel bunker da Lucciardone, iniziava il processo alla mafia. L'astronave, così come fu ribattezzata la grande aula giudiziaria che ospitava nelle gabbie capi e brigati mafiosi, prendeva il volo alla ricerca della verità. Oggi, a distanza di un quarto di secolo, mentre PM di punta della Procura di Palermo, Antonio Ingroia, bersaglio di mille polemiche e attacchi, lascia l'Italia per un incarico all'ONU, il suo collega Nino Di Matteo è costretto a dimettersi dall'ANM denunciando l'isolamento dei magistrati che indagano sulla trattativa Stato-mafia. Un bello arretramento. Ieri dal ministro dell'interno Oscar Luigi Scalfaro volle fortemente la celebrazione del processo, del maxi processo a Palermo. Oggi lo stesso Scalfaro viene indicato come colui che da Presidente della Repubblica nel 1993 manovrò per alleggerire il carcere duro subito ai boss detenuti. Ieri, quando Borsellino denunciava alla stampa il rischio della normalizzazione degli uffici giudiziari, il CSM lo metteva sotto inchiesta, ma il Presidente della Repubblica Cossiga interveniva in suo favore. Oggi il nuovo inquilino del Quirinale napoletano solleva presso la Consulta un conflitto di attribuzione che non ha precedenti con la Procura di Palermo, accusando il PM di aver leso le prerogative presidenziali. Perché? Perché su 9.000 telefonate intercettate sulle utenze dell'ex ministro dell'interno Mancino,
l'ufficio ascolti della DIA ha pizzicato per 4 volte la voce del capo dello Stato. Che voleva Mancino da Napoletano? Perché oggi nessuno deve sapere cosa si sono detti a costa di sollevare il più grave conflitto tra poteri della storia repubblicana? A chi dà fastidio l'inchiesta sulla trattativa? La Consulta, per un terzo nominata dall'inquilino del Colle, ha dato ragione al Napoletano, e il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, da quello stesso criminale che ospitò lo smemorato Mancino, ha reagito alla notizia con d'altro. Siamo contenti, dice, è una sentenza molto bella. Chi è contento? Noi non siamo contenti, non c'è nulla da essere contenti. 25 anni dopo la grande vittoria del maxiprocesso, che ha segnato il trionfo dello Stato di diritto sulla violenza mafiosa, il Paese ha fatto un enorme passo indietro. Ieri l'Italia era il Paese che sceglieva la legalità contro i sistemi criminali. Oggi è il Paese dove il ritorno della mugna incombe e il blocco politico trasversale, PDL, PD, pretende di imporre il silenziatore a chi a Palermo vuole spingere lo Stato a processare se stesso. Perché? Esiste uno Stato parallelo, annetato dentro le istituzioni? Esemplare la risposta di Ingroia nel libro Io so. Parallelo a che? A lungo lo Stato ha avuto il volto di contrada. Falcone era l'eccezione. Ma allora oggi, per impedire che anche Ingroia sia l'eccezione, che anche Di Matteo sia l'eccezione, diciamo anche noi Io so. Noi sappiamo. Io so che lo Stato ha avuto una responsabilità nella morte di Borsellino, e non mi riferisco soltanto a una responsabilità morale ed etica. Sono convinto che gli uomini dello Stato hanno avuto una responsabilità penale in quell'eccidio. E le cose emerse negli ultimi anni sul clamoroso, a dir poco, e criminale depistaggio non fanno che confermare questa condizione. Io so che la storia del confronto mafia-Stato è stata ipocritamente raccontata come una storia di guerra, mentre in realtà dietro le quinte è sempre stata una storia di convivenza. Io so che c'è una verità indicibile nelle stanze del potere, un potere non riconoscibile dai cittadini, che si nasconde, che si sottrae a ogni forma di controllo, e la ragion di Stato rischia di diventare un ombrello difensivo sotto il quale proteggere la parte oscura del potere, il suo volto osceno e la storia occulta dei patti inconfessabili, compresi quelli tra Stato e mafia. Questa deve essere la nostra preghiera laica, perché dobbiamo sempre pretendere di sapere e mai abbassare la guardia, fin quando ciascuno per la propria parte di responsabilità non farà di tutto perché la verità, tutta la verità, venga a galla. La democrazia italiana non potrà mai diventare una democrazia matura, perché resterà ostaggio dei poteri criminali che ne hanno condizionato le origini e la storia. Adesso questa nostra bellissima giornata, questa giornata in cui ci siamo ritrovati tutti qui a continuare la vostra lotta che sarà ancora dura e difficile, questa lunga giornata è finita. Io forse ho tirato forse troppo dalle mie forze a stare per 4 ore qui a presentare gli altri, forse non ho più l'età per farlo, però non mi importa, anche quando le mie forze cominceranno a scemare ed io non potrò più sollevare, come ho sempre fatto, in alto questa mia agenda rossa, questa nostra agenda rossa, a me non importa, perché io oggi so che ci saranno
degli altri, ci sarete voi che potrete continuare a sollevare in alto questa gente, come voi tutti insieme abbiamo fatto camminare sulle nostre gambe le idee di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Quando anche le mie gambe diventeranno più deboli, ci sarete voi che continuerete a farlo. Io, la mia speranza, voi lo sapete, era morta. Io sono stato per 10 anni senza più parlare, senza più incontrare nessuno. Ero stato preso dallo sconforto, dalla... pensavo che tutto non potesse cambiare. Poi ho ricominciato a parlare per rabbia. Era solo la rabbia che mi teneva in piedi, per la rabbia che ancora adesso mi tiene in piedi. Però adesso non c'è più quella, adesso c'è anche la speranza, perché io ho capito oggi che cos'era la speranza di Paolo. La speranza di Paolo, che nell'ultimo giorno della sua vita poteva scrivere: sono ottimista. E che cosa significa essere ottimista per una persona che sa di essere uccisa? Sa che è arrivato a Palermo il carico di esplosivo, di Semtex, l'esplosivo usato dai militari, dai servizi segreti, dell'esplosivo che lo ucciderà. Che cosa significa la speranza per un uomo che sa di dover morire? Io ci ho messo 20 anni a capirlo. Ci ho messo 20 anni a capirlo, perché ancora una volta avevo sbagliato. Come fu il mio egoismo che mi spinse lontano da Palermo ad andarmi a cercare un futuro, un posto per la mia famiglia, per i miei figli lontano da Palermo, e che devo così essermi lasciato alle spalle tutto quello, e poi invece improvvisamente mi tornò tutto sulle spalle quando il 19 luglio mi chiamò mia moglie e mi disse: corri, che c'è stato un attentato a Palermo. Io non ebbi nessun bisogno di correre, perché sapevo che cosa, tutti sapevamo che cosa sarebbe successo. E come per egoismo me ne ero andato da Palermo, avevo potuto perdere la speranza, perché ancora una volta la mia speranza era stata egoistica. Io speravo di riuscire io a vedere la verità, a conoscere la verità, a vedere almeno la verità giudiziaria. Speravo di riuscire a vedere nel corso della mia vita. Oggi so che non riuscirò a vederla. Troppo forti sono gli ostacoli che si frappongono sulla via della verità, sulla via della giustizia. C'è anche quello che dovrebbe essere il garante della nostra Costituzione, il Presidente della Repubblica, calpesta la nostra Costituzione, se pone il macigno più grande sulla strada della verità e della giustizia, sollevando questo conflitto di attribuzione nei confronti di magistrati di Palermo. Perché? Per cosa? Se i magistrati di Palermo hanno agito secondo la legge, se i magistrati di Palermo non hanno fatto trapelare neanche una riga di quelle intercettazioni, di quelle intercettazioni del cui il Presidente della Repubblica ha paura, perché forse esprime dei giudizi che non dovrebbe esprimere. Vedete, a me non importa di sapere che cosa ha detto il Presidente della Repubblica in quelle intercettazioni. Probabilmente avrà anche parlato di alcuni parenti di vittime della mafia che Mannino gli raccomandava di mettere a tacere. Può darsi che sia successo anche questo, non lo so, può darsi che sia successo, ma a me non importa, vedete, perché a me mi basta, da parte della Presidenza della Repubblica, essere stato escluso dai parenti di Paolo Borsellino nel momento in cui il 19 luglio ha mandato un messaggio all'ANM in cui i parenti di Borsellino erano semplicemente la moglie e il figlio, e basta. Non c'eravamo più io, né Rita, né Salvatore Borsellino, noi non siamo più parenti di Paolo. Mi basta questo, cosa altro mi posso aspettare di sentire dall'intercettazione, queste intercettazioni, che il Presidente della Repubblica, manifestando proprio panico a che vengano conosciute, cerca di impedire in ogni momento che vengano rese pubbliche. Non saranno rese pubbliche, purtroppo la consulta li potrebbe rendere pubblico soltanto lo stesso Presidente della Repubblica, se decidesse di fare quel passo che forse gli riacquisterebbero credibilità.
nel senso di dire, di rendere pubbliche queste intercettazioni. Questo dovrebbe fare per farci scordare tante cose che avrebbe dovuto fare nel corso del suo settennato e che non ha fatto, tanti decreti legge che ha firmato e che non avrebbe dovuto firmare. Forse per riacquistare oggi un minimo di credibilità dovrebbe rendere pubblico delle intercettazioni in maniera tale che, come dicevo all'inizio di questa giornata, venisse fugata anche il minimo sospetto da ognuno dei cittadini italiani che quelle intercettazioni potessero contenere cose anche non penalmente rilevanti, ma che non dovrebbero essere pronunziate da un Presidente della Repubblica. A me, ripeto, non importa. Avete visto che vi ha raccontato Sonia che cosa ha fatto il Presidente della Repubblica nella nostra agenda rossa? Non l'ha neanche presa in mano, l'ha fatta prendere dal suo assistente, non ha voluto neanche, non ha aperto neanche la prima pagina. Sonia gli aveva detto, c'è una dedica del fratello di Paolo Borsellino, e allora proprio per questo non l'ha guardata, non l'ha voluta guardare, perché il Presidente della Repubblica è un Presidente della Repubblica che purtroppo da ascolto a imputati, allora indagato, oggi imputati come Nicola Mancino. Se dobbiamo credere a quello che dice il suo consulente giuridico, ha anche assicurato la sua benevolenza all'imputato Mancino, all'indagato Mancino. Quindi che cosa mi posso aspettare dal Presidente della Repubblica che mi ha escluso dal numero dei parenti di Paolo Borsellino? Ha escluso me e mia sorella, sapete perché ha escluso? Mia sorella è stata esclusa. Napolitano non gli rivolge più la parola nonostante sia parlamentare, nonostante parlamentare europea, però non gli rivolge più parola perché noi quando stava, e mi chiedo perché, stava concedendo, senza che mai l'avesse chiesta, a Capodanno di qualche anno fa stava concedendo la grazia a Contrada. Ha contratto un condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, e tra Natale e Capodanno, in maniera che la stampa in quel periodo, cioè sapete, i mafiosi ammazzano ad agosto quando c'è pescaggio, l'hanno fatto sempre nei mesi estivi, in cui c'è l'attenzione dell'opinione pubblica è minore. E il Presidente della Repubblica stava concedendo la grazia, l'ho contrata, che per la grazia non l'aveva mai chiesta, che si rifiuta di chiederla, si era rifiutato di chiederla perché dice Contrada lo Stato dovrebbe ringraziarli per quello che fa. Sì, forse quello Stato, il suo Stato, lo Stato che ha fatto la strage di Stato di Via D'Amelio, quello Stato forse dovrebbe ringraziarlo, e quello Stato l'ha ringraziato perché oggi Contrada è libero. Oggi Contrada gli è stato tolto, non era mai successo per un condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, è stato concesso non solo di essere tirato fuori dalla galera dove doveva, che era il suo posto, ma gli sono stati dati gli arresti domiciliari non a Napoli dove avrebbe dovuto scontarli, ma a casa della moglie, a Palermo, vicino a 300 metri dalla casa di mia sorella Adele. Perché gli è stato dato? Perché era in fin di vita. Dicevano, la perizia medica ha detto che Contrada gli restavano pochi giorni di vita. Contrada è stato messo in libertà, è andato ad abitare a 300 metri dalla casa di mia sorella Adele, perché era in fin di vita. Mia sorella, uscendo da casa sua, correva il rischio di vedere Contrada. Mia sorella sapeva che cosa diceva Paolo di Contrada, che cosa aveva detto Paolo di Contrada a sua figlia. Aveva detto: stai attenta, non fare quel nome, perché quello è un nome che basta farlo per morire. Contrada stava per morire, è stato messo fuori dalla galera. Mia sorella è morta di tumore l'anno scorso. Contrada è ancora lì vivo e viene ospitato nelle televisioni, con le stesse televisioni che non ci danno spazio, con gli stessi organi di informazione che non ci danno spazio, va nei salotti di Vespa, va nelle trasmissioni televisive. Questa è la giustizia del nostro paese. E io, ripeto, è per questo che avevo perso la speranza, vedendo come vanno le cose in questo paese. Ma la speranza l'ho riacquistata, perché, ripeto, l'avevo perso perché la mia era una speranza egoistica, di conoscere io la verità, di vedere io la verità giudiziaria. Oggi la speranza l'ho riacquistata, grazie ai tanti giovani
è meno giovane, ma io, scusatemi, ma parte soprattutto ai giovani che sollevano in alto la tenda rossa, perché io so che quando io non avrò più forza per parlare ci saranno quei giovani che quella gente addosso continueranno a sollevare, ci saranno quei giovani che continueranno a credere, a cercare verità e giustizia, ci saranno dei giovani che al mio posto, come ho fatto io nel 2009, 4 anni fa, in questa piazza, urleranno RESISTENZA! 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 Grazie a tutti. Sono Serenetta del gruppo delle Agende Rosse di Roma. Difficile intervenire dopo Salvatore, però quando si fanno manifestazioni così non si può non ringraziare chi ha aiutato a portare avanti fino all'ultimo questa manifestazione. Parliamo di persone come Walter, che ci ha aiutato a trovare il service, che sta qui con noi, ed è il Music Service. Parliamo di persone come quelle che stanno ancora al gazebo delle Agende Rosse, che sono sempre presenti fino all'ultimo per poter dare il più possibile l'agenda rossa in mano a tutti quelli che credono nella ricerca della verità e della giustizia. E parliamo di Fabrizio Moro, che lo ringraziamo tutti quanti perché non è potuto venire, ma ci ha detto che sta qui con noi con il suo cuore, perché è una causa a cui tiene. Parliamo soprattutto di quelli del nostro servizio d'ordine, di Francisco e di chi ha tenuto la videocamera fino adesso, Guido e Patrizia. Parliamo di quelli che ci credono fino all'ultimo. Grazie a tutti.